Ecco, siamo in diretta, sì, siamo in diretta. Buon pomeriggio, buongiorno, buon pranzo, gli amici. No, perché vorrei fare un bel elenco di persone legate a quello che è successo ieri proprio a Crotone, no? A coloro che in questo momento si devono sintonizzare, condividete il video, fate quello che volete, perché qualcuno pensa che il sottoscritto. Probabilmente per fare quella cosa ieri al comune era pagato, no? Era pagato per raccontare, perché i calabresi sono abituati ad essere pagati, no? Uno dice il calabrese, quelli legati al sistema, sono abituati tutti ad essere pagati. È vero. Volevo informare i crotonesi, ai leoni di tastiera, che il sottoscritto ha rifiutato 200.000 euro dell'incarico di una settimana fa, 10 giorni fa, che mi voleva dare l'assessore Orso Marzo. Andate a ritroso nei miei post e leggerete che ho rifiutato 200.000 euro per 24 mesi. Zozzoni che non siete altro. Non sono legato al denaro. Non me ne frega nulla. La libertà non ha prezzo. La dignità non ha prezzo. Quella che vi manca a voi è quella che manca a quelle persone che stavano con la sinistra e che sono passati tutti con la destra. Vorrei fare i nomi di questi signori che fanno i leoni di tastiera, che offendono, che dicono maleducato. Un certo deputato che ha detto maleducato Polimeni. Ma vedi, dovevate a lavare i piedi, amico mio, miracolato, miracolato. Ecco qua i nomi. Candidati eletti nel 2016 stavano con Sculco, oggi stanno con Manica. Che bella Manica e roba! Ecco, Pagliaroli, Gaetano Salvatore, Oppido, Esposito, Pedace, Dottor Franco, Marrelli, Pesce. Ditemi un po', eravate con Sculco, quello che comanda la città politicamente, quello che fa la buona politica da 20 anni, eh? E com'è? La politica di Sculco è fatta bene, ora siete passati con Manica. Non valeva nulla Sculco prima? Complimentoni, Voltagabbana che non siete altri della politica. Poi abbiamo i candidati eletti nel 2016 stavano con la Barbieri, ora stanno tutti con Manica, la sinistra che passa con la destra. Quindi abbiamo gli stessi che erano con Sculco e con Barbieri, ora stanno con Manica e sono stati eletti. Fiorino Giuseppe, sarebbe poi genero di Sergio Iritale, non so se Sergio Iritale, ex presidente della provincia di Crotone, un gran signore che io rispetto e saluto. Poi abbiamo l'ex presidente della provincia di Crotone, Mario Megna, poi c'è anche Procopio e Cangigliotta. Complimenti a tutti, tutti con la sinistra e sono passati con la destra. Un po' di vergogna la provate e volete fare i leoni di tastiera con Lino Polimeni. Vergognatevi, sapete cosa vuol dire rivoluzione? Sapete cosa significa cambiare? Il sottoscritto non appartiene a nessuno. E poi parlate di giornalisti, giornalista, non giornalista, tesserino, non tesserino. Non me ne strafotte nulla, perché se la stampa è quella che sta controllando oggi i poteri forti, Crotone, dov'è la stampa libera? Tolto 4-5 giornalisti, dove sta sta stampa libera a Crotone? Dove sono quelle persone che informano? Libertà, sapete cos'è? È quell'articolo 21 che applico io, articolo 21 della Costituzione. Ho tanti di quei messaggi dove mi hanno offeso personalmente, che mi hanno mandato e che potremmo fare la denuncia. Ho 90 giorni per denunciare, come qualcuno dice, il povero impiegato, ma ricordiamo che su 1.500 messaggi, 1.300, 1.350 sono messaggi contro questa città. Il benvenuto l'avete visto lì, poi grido, urlo, sì, perché urlo di rabbia, la rabbia che non avete più voi, la rabbia che avete perso, perché avete perso tutto. Avete votato, crotonesi? Quindi questi signori che stavano con Sculco e con la Barbieri, che erano con la sinistra, sono passati con Manica. E qual è la novità? Io non conosco l'avvocato Manica, mi dicono che è una persona per bene, che io saluto, ma non ce l'ho con lui, ce l'ho con la rivoluzione, ce l'ho col cambiamento. E quando dico che voce per me è una persona per bene, chi ha rifiutato i trasfughi del centrodestra e del centrosinistra? Questo è il cambiamento. Crotone, avete in mano il vostro futuro. E poi parliamoci chiaro: a chi è leone di tastiera, a chi pensa di scrivere, a proposito, io cancello e blocco tutte le persone che offendono la mia persona e che non hanno, che non sanno scrivere, perché vedete, si può scrivere un post contestando quello che tu hai detto. Non bisogna offendere le persone, perché io non offendo nessuno.
Io sono una persona per bene, educata con tutti. Ho un mio modo, faccio le incursioni, faccio la mia televisione come la so fare, ma sono 30 anni che la faccio. Sono il maggiore produttore televisivo della Calabria. Sono 30 anni che sono in prima linea. Sono contro il sistema. Non sono legato a uno sponsor politico e il fatto che ho rifiutato i 200.000 euro messi a disposizione dal Somarso per un progetto che si chiama Calabria, padre dei terra dei padri, sta a significare che chi l'ha offerto questa proposta era del centro-sinistra. O centro-destra o centro-sinistra, a me non me ne frega nulla. Io premio il merito, premio le persone per bene. E il punto che voi crotonesi la rivoluzione non la volete fare. E chi ha votato? E questa è la rivoluzione del centrodestra? Mettersi dentro tutti quelli del centrosinistra. E qual è il cambiamento? Dov'è il cambiamento? Vergogna! Attenzione, partiremo poi con l'articolo 21. Dopo le elezioni, dopo il ballottaggio, ve lo dirò io agli amici di Crotone cosa votare. Ah, ma tu come ti permetti a dare indicazioni a chi deve votare? Ma se da 20 anni ve la siete mangiati, siete ultimi d'Europa, ultimi d'Italia, state morendo di fame, l'accoglienza al comune è quella che è, il personale che è sistemato devono ringraziare i padroni delle 5 famiglie che comandano quella città, e ancora parlate di cambiamento. E poi un'altra cosa, non esiste par condicio sul Facebook, par condicio non esiste, il par condicio serve a bloccare le persone libere e io la par condicio la rispetto nel mio lavoro che è la televisione e quello che è la carta stampata dei giornali. Su Facebook non esiste par condicio, informatevi. Cialtrone che non siete altro, detrattori delle persone libere, perché chi ha scritto sono coloro che stanno con questa manica di personaggi che hanno scelto di spostarsi da una parte all'altra. Quindi qual è il punto? Che cercate il potere, volete comandare ancora voi, volete uccidere le ultime speranze di Crotone. Amici crotonesi, non è cambiato nulla. Chi stava con col centro-sinistra, dove sta la novità di portarli col centro-destra? E dov'è la novità? E poi qualcuno mi ha detto, ah, perché dici di votare Lega? Non ha mai governato. È vergognoso votare Lega, non ho detto che ha governato. È vergognoso che i calabresi votano Lega. Ce l'hanno detti di tutti i colori, che eravamo dei ladri, che eravamo dei farabutti, dei vagabondi, dei nullafacenti. E non dimenticate quello che ha detto Feltri, e quel posto fece 1.900.000 di visualizzazioni, disse che eravamo esseri inferiori. Vogliamo restare esseri inferiori? Decidete voi della vostra vita. Io voglio dare voce a Crotone e liberarsi. Rompete le catene!